Signori, un saluto dal vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Questa settimana andiamo in Francia e di preciso a Saint-Étienne, perché lì c'è un'altra figlia di Lirpini ed è con noi quest'oggi Donata Iandolo. Un applauso di rito. Ciao a tutti. Donata. Senti, tu sei a Saint-Étienne da quanto tempo? Sono a Saint-Étienne da quasi 3 anni. Sono arrivata nell'estate del 2018. E prima dove eri? Io so che tu hai girato un po' di paesi, no? Sì, sì, sono stata un po' in giro. Negli ultimi 10 anni sono stata in un po' di posti. Ho vissuto in Svezia, un po' a Singapore e poi a Marsiglia e a Cambridge. Per cui Io sto per chiederti che cosa fai nella vita, mo o fai la latitante? No, guarda, mia nipote una volta, la figlia di mia cugina una volta ha detto che facevo l'esploratrice. A me va bene come idea. No, faccio ricerca in ambito biomedico, come diciamo, dietro si può leggere guanti perché sono in laboratorio. E nello specifico che cosa ricerchi? Allora, mi occupo di bioelettronica e mi occupo di bioelettronica, ingegneria biomedica applicata alla rigenerazione dell'osso. E usiamo dei polimeri che possono essere utilizzati per condurre la corrente, per influenzare le cellule staminali e produrre nuovo osso. Impulsi elettrici che ti permettono anche di muovere, di camminare. Abbiamo visto proprio di recente una persona che grazie a questi esoscheletri. Quella è una cosa super figa che fanno, mi sa, a Ginevra, è un lavoro che è stato fatto a Ginevra, e là invece utilizzano praticamente sempre il delivery, cioè la stimolazione elettrica, però in quel caso sono diverso tipo di impianti. Noi invece cerchiamo proprio di creare dei materiali che possiamo poi mettere nel corpo umano e che possano utilizzare le cellule stesse del paziente, ad esempio per depositare nuovo osso, per cui se si ha una frattura, ad esempio, si possono utilizzare questi materiali. Vabbè, quindi si aiuta il corpo ad autorigenerarsi in un certo senso, non è proprio il pezzo di ricambio come si immagina nel futuro, ci saranno i pezzi di ricambio come i robot, no. Magari, no, in questo caso è più conservativo, diciamo il mio lavoro è anche più per capire i processi di base, vai? Piuttosto che proprio andare a sviluppare dei materiali in vivo, però sì, diciamo l'idea è quella di usare le cellule del paziente in maniera tale da non avere nessun problema anche di compatibilità poi in seguito. A che punto siamo? Cioè funziona sta cosa? Ma io trovo come ne vado acqua, no, se... No, sì, il fatto è lungo. In realtà io ho iniziato a lavorare su questa cosa dal 2013 in Svezia. E ci sono delle cose che funzionano, diciamo, c'è il gruppo in Singapore con cui lavoravo, che ha fatto pure degli studi in questa cosa è molto eticamente scorretta, ma in monkey, in scimmia. E quindi insomma da un lato funziona, dall'altro dobbiamo capire bene quanto e come funziona e quanto poi insomma quanto sia facile poi passare all'uomo e insomma no, perché magari il rischio è che cresce un nuovo osso che però non è quello giusto e magari cresce un terzo braccio e questo è il rischio. Escono le cose. No, no, in realtà diciamo è tutto un processo controllato. Logicamente il corpo fa sì che se si deposita un osso c'è anche un processo di degradazione per cui viene tutto mediamente regolato e insomma, ed è molto complesso, tutta la regolazione del corpo stesso è molto complessa. E noi, insomma, no, diciamo il rischio non c'è proprio di sviluppare. Scherzavo, male che va non succede niente. No, la cosa peggiore ecco, piuttosto che non funzioni niente, che che il corpo lo riconosca come un agente estraneo, per cui praticamente lo ingloba in una matrice. Quindi anche la tua esperienza francese sta per finire, sta cominciando un'altra in un'altra realtà. Dove te ne vai di bello? Immagino sempre a lavorare su questo tema, su questo argomento. Passo dai vini al whisky praticamente.
vado a Glasgow. Ma sei una che comunque si adatta bene alle nuove realtà, nuove culture, anche perché ti vediamo molto spensierata, serena, solare, tranquilla. Senta di vedervi, grazie. Mi guardate bene momenti. In realtà, vabbè, è sempre, diciamo, anche il pensiero di riandarmene da qui, insomma, non è semplice. Perché comunque ogni volta che si cambia, si cambiano persone, si cambiano abitudini, e quindi è sempre una nuova sfida e non è semplice. Ti adatti, cambiano le persone. Però tu perché ti sei dovuta adattare a vari mondi, perché sei passata dall'Europa a Singapore. La difficoltà che hai trovato, qual è stata maggiore e dove? Secondo me, paradossalmente, allora, due difficoltà. Avellino. Tipica avellinese, mamma. No, in realtà, tipo in Inghilterra mi sono trovata molto bene, però sentivo anche un senso di estraneità, perché ero a Cambridge in una università in cui c'erano per lo più, non solo, però molti, sai, insomma, persone molto agiate, o insomma culturalmente mi era molto lontana come cosa, insomma, io vengo da baronetti, era pieno di baronetti. Sì. antipatici proprio. Beh, no, però erano un po', capito, tutti orientati sulla carriera, insomma, infatti mi sono accompagnata da un altro irpino, perché c'è un mio carissimo amico Ermanno che è di Lioni, per cui, cioè, senza, come dire, era il mio compagno di vita. Un piccolo passo indietro, come, cioè, quando eri studentessa, immaginavi che poi il tuo futuro lavorativo professionale si sarebbe sviluppato in altre nazioni, non in Italia? Come è avvenuto poi il passaggio? C'è sempre stata comunque una curiosità verso l'estero, verso i paesi del nord, per cui questo sì, c'era, non so da che età in poi, però c'era sempre stata una curiosità, di sicuro al viaggio, poi magari non mi proiettavo a vivere fuori, non mi immaginavo di vivere fuori, e comunque sembra ancora strano. C'è ancora un po' questa diatriba interna tra senso di appartenenza e rancore, credo, verso l'Italia. Comunque è affascinante la cosa di stare a contatto con persone diverse da te, e forse con una versione di te pure diversa, non so, magari la mia versione italiana è più pallosa, non so. No. Sant'Etienne che città è? Una città a misura d'uomo oppure una grande città? No, guarda, in realtà è una città piccolina. Io non credo di essere fatta per le grandi città, e la vita, cioè, tranne Singapore, diciamo, mi sono sempre spostata in piccoli centri, e Sant'Etienne è una città della dimensione di Salerno, praticamente. 150 mila abitanti più o meno. È una città molto popolare, perché era una città mineraria, se forse si dice così, in cui praticamente c'erano le miniere del carbone, per cui la popolazione è composta per lo più da immigrati che lavoravano di prima, seconda e ennesima generazione. Certo. Che lavoravano nelle miniere. Se questo da un lato, venendo da Cambridge, mi ha sconvolto all'inizio, perché vabbè, Avellino è una città borghese, per cui insomma mediamente sistemata, insomma, vabbè, con tutti i difetti che uno ci può, però comunque sistemata, cioè veniva da Cambridge con tutto perfetto, pulito, i palazzi meravigliosi, così. Arrivata qui, diciamo, ho avuto un po' un piccolo shock. Però in realtà poi il fatto di essere una città molto popolare porta con sé che, dal punto di vista culturale, cioè, come dicevo prima, un po' ho trovato una serie di persone, perché in realtà la gente è più aperta rispetto alla media dei francesi, se lo possiamo dire, più aperta, e ci sono varie attività per oh my god, dico una cosa, per il popolo, cioè per la gente comune, ci sono varie associazioni che organizzano attività proprio per loro, dove non si paga, per cui da questo punto di vista è molto attiva, e visto che è una città popolare, anche più economica, per cui ci sono molti artisti che ritornano, gente sì. Che è stata fuori, che ritorna a vivere qui e a aprire laboratori.
Al di là del tuo lavoro, sei coltivi hobby e impegni, sei impegnata nel sociale, fai qualche altra cosa di bello? Di quando non rompi le ossa, cosa fai, Donato? Cerco di costruire. No, quando non... Allora, per lungo tempo il solito yoga la faceva da padrone. Poi, perché mi sono spostata sempre per qui e sono sullo yoga, sono un po'... Cioè, ne faccio solo un certo tipo e non l'ho trovato qui, per cui ho abbandonato. E in realtà continuo a fare una cosa, una disciplina che si chiama Gyrotonic. Che ho scoperto. Ma anche noi ogni tanto il fine settimana. No, ti fai il gin tonic. Oppure lo facciamo. Tu fai il giro tonic. Ma guarda, vado con un'amica che praticamente mi dice: quando andiamo a gin tonic, e ormai io ho smesso di chiamarlo giro tonic e lo chiamo solo gin tonic, per cui pure con la. Ma che cos'è? Perché tonic, ok. Praticamente è una disciplina tipo Pilates, che si usa una macchina e ti consente di allinearti, di diventare, di stare un po' più dritto, di rafforzare le fasce muscolari, cioè le addominali. E deriva dal fatto, cioè l'interesse verso questa cosa deriva dal fatto che ho la schiena uccisissima, per cui era un modo per tenersi mediamente dritti. E poi in realtà praticamente mi occupo, faccio parte di un'associazione che si chiama Marie Curie Alumni, di tutte le persone che hanno ricevuto una borsa dalla comunità europea, e faccio parte del board di questa associazione, e quindi sono poco attiva ultimamente, però in realtà diciamo è un'associazione internazionale che ha vari gruppi in varie parti del mondo, cioè in non mi ricordo più quanti paesi. E organizziamo tutta una serie di attività rivolte ai membri dell'associazione. E poi da ultimo mi sto dedicando alla ceramica, perché mancava un po' che un pezzettino di lato artistico non era molto espresso. Ma quindi, ispirata dalla scena di Ghost, oppure era una cosa che volevi sempre fare? Va bene, ma veramente Patrick Swayze si sa. Quello era il mio sogno da adolescente. Oppure modelli. Faccio modellage in francese e faccio scultura, per cui faccio dei pezzi di... però è iniziato da poco, però è più una passione, più una cosa che ti tiene occupate le mani e libera il cervello, ed è una cosa meravigliosa. Settimana strapiena di impegni. Abbastanza, sì. Guarda come sorride Francesco. No, ridevo perché pensavo alla ceramica. Sempre voluto fare anch'io, perché secondo me fa scaricare parecchio la tensione, proprio perché tutto quello che è mani immerse in qualcosa, così come la pasta fatta in casa, gli impasti, cioè tu riesci a scaricare attraverso le mani, al di là se poi la pasta esce buono, il vaso esce il Ming della dinastia cinese, voglio dire. Però è veramente un bel passatempo, perché ti fa scaricare tensione. Assolutamente, è un bellissimo passatempo. In realtà è una cosa che avevamo iniziato, perché mamma aveva un laboratorio, la signora Troisi aveva un laboratorio dietro al... Non segui mamma. E praticamente da sempre, da che la conosco, diciamo, ha fatto ceramica, ed era una cosa che facevamo insieme. E poi, però, io non l'avevo mai continuata più di tanto, però era, sai, di quelle cose che stanno lì. Prima o poi lo farò, ed è arrivato quel momento. Ed è arrivato quel momento, ed è stata una bella cosa, perché poi ti ritrovi nelle mani, un po' come dicevi, Francesca, nella pasta, no? Quei gesti. Sì. Fanno parte del tuo patrimonio, no? Di quello che ti porti dietro. Ma com'è il tuo rapporto con la città? Ci torni spesso oppure ogni di rado? Guarda, c'è stato un periodo in cui sono tornata un po' più spesso, perché papà non stava bene, e da che mamma è sola torno più spesso. Perché un poco di affetto, di calore umano bisogna portarlo. Non torno molto molto spesso, però credo abbastanza spesso, cioè le feste comandate di sicuro, quasi tutte.
E il rapporto con la città sono più le persone, cioè legato molto alle persone. Quindi vabbè, alla mia famiglia, logicamente, al mio gatto che è rimasto con mia madre e ai amici vari che sono un po' sparsi, insomma, in giro per l'Italia, soprattutto su Roma, e poi ad Avellino che si ritrovano poi ad Avellino. E poi forse alla campagna, al vino, cioè c'è un lato alimentare che magari avete sentito molto spesso, no? Vino e cibo, insomma, friarelli, broccoli. Siamo arrivati quasi alla fine, quindi la domanda di rito che facciamo a tutti gli irpini all'estero, cioè se un giorno desideri tornare definitivamente in Italia o in Irpinia, anche se qua di ricerca sulla autorigenerazione ossea magari non se ne fa molta, cioè qua siamo ancora agli occhi, voglio dire, con piatto e olio, però magari, non lo so. Allora, no, ci ho pensato varie volte. Napoli poteva essere un'opzione, però c'è sempre un freno enorme in realtà, perché me ne sono andata non contenta, per cui non credo di dover ancora depurarmi un pochettino per poter tornare. Però in realtà l'idea di pensare alla campagna, al vino, anche al legame con l'azienda vitivinicola, comunque è una cosa che ritorna. Però diciamo devo ancora maturare ancora un pochettino e poi... fermentare ancora un po'. Bisogna capire che è un bel rapporto col vino, no? Sì, il vino proprio è... ritornare, non c'è, cioè, Donata, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua disponibilità. È stato un piacere. E no. Ti aspettiamo ad Avellino. Va bene, alla prossima, al Bartoni. Certo. Ciao Donata. Ciao. Ciao,